11:19, adesso è il momento di cambiare completamente argomento e arriviamo a un argomento sicuramente molto 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 dolce. Parliamo di un alimento che secondo me non può non piacere. Secondo me piace a tutti, ma soprattutto delle caratteristiche, non lo so se sapete, che poi vi dico qual è il prodotto, qual è l'alimento di cui parlo. Se consumato, questo deriva da degli studi di Copenaghen, circa il 70%, quindi di cacao, quindi state già capendo di cosa parlo, pensate che potrebbe, io uso il condizionale perché d'obbligo, ridurre addirittura anche il senso di fame, perché no, questo alimento, quindi il nostro amatissimo cioccolato, pensate che potrebbe anche aiutare a prevenire le scottature della pelle, ma non solo, tantissimi altri benefici, ma soprattutto è buonissimo e soprattutto, pensate, c'è un festival del cioccolato. Allora davvero io ringrazio il mio salotto che ci presenta davvero questo appuntamento che è al suo primo anno di età. Grazie davvero allora per essere qui, Francesca Capuozzo, assessore al turismo e al centro commerciale naturale per Castelfranco Emilia. Grazie davvero per essere qui. Grazie a voi. E grazie a Paolo Greco, presidente Centro Vivo, sempre Castelfranco Emilia. Grazie a Marisa Tognarelli, maestra cioccolatiera, che ha portato, mamma mia, questo spettacolo, è quasi un quadro, e sarebbe da non toccare se non fosse che è tutto buono, tutto da mangiare. Allora, tutto questo perché? Perché ciocco c'è, si può dire, no? Sì. Ciocco c'è e come, si vede e si sente anche dal profumo. Prima edizione di un evento molto bello, interessante, che avrà come cornice Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, lo dico sempre perché noi siamo regionali, ma l'invito lo anticipo già a tutta la regione, se non addirittura a tutto il paese, tutta la nostra bella Italia, ad esserci l'8 e il 9 di febbraio. Una prima edizione, assessore. Sì. Com'è nato tutto questo? Dunque, l'evento nasce perché il Comune innanzitutto ha intenzione comunque di dare, riempire di contenuti questo che è il nostro nuovo contenitore, nel senso che il centro storico è ancora in una fase di riqualificazione importante e abbiamo ovviamente adesso necessità di riempire di contenuti appunto la piazza e il nostro nuovo corso e perché no partire dal cioccolato come un pretesto per avere un evento che fosse un evento aggregativo e di festa per tutta la comunità. L'idea nasce da una proposta che è stata lanciata a CNA che ha accolto l'invito con molta, insomma, con molto entusiasmo e ci ha messo in contatto con ACAI, di cui qui abbiamo un illustre esponente. E diciamo che ci interessava fin dalla prima edizione avere subito un prodotto di qualità e di eccellenza che ovviamente i cioccolatieri, i maestri cioccolatieri ACAI possono garantirci. Ecco, ACAI sta per Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani. Quindi si tratta di insomma, il Festival di Cioccolato, si sa, ce ne sono tanti in giro per l'Italia, ci interessava comunque distinguerci fin da subito per qualità ed eccellenza. Certo. Ovviamente senza trascurare altri aspetti, nel senso che questo festival per noi non è un festival solo del cioccolato, ma ci interessava comunque coinvolgere quante più realtà possibili del territorio e quindi abbiamo coinvolto le scuole di tutti i gradi che parteciperanno ai laboratori e agli show cooking che sono previsti nella nostra piazza principale, in piazza Garibaldi, e così come parteciperanno... Quindi un programma vastissimo, sì, stiamo già capendo. Esatto, esatto, siamo riusciti comunque a impostare una programmazione variegata che ha appunto un'offerta per diversi target, quindi non solo bambini, famiglie, ma abbiamo coinvolto gli studenti del nostro istituto Spallanzani nell'indirizzo enogastronomico che affiancheranno i maestri cioccolatieri non solo negli stand ma in tutte le attività laboratoriali che sono previste. E abbiamo pensato anche a delle Choco Challenge che coinvolgerà Choco Challenge. Sì, Choco Challenge. E delle sfide, diciamo, per la creazione di pietanze non solo reinterpretate sul cacao. Ovviamente il nostro brand, il nostro simbolo per eccellenza è il tortellino,
che è presente anche nel logo dell'evento, e ci sarà quindi una performance, diciamo così, dove oltre agli studenti dello Spallanzani che si cimenteranno nella creazione di un piatto gourmet rivisitato, sarà presente anche lo chef executive Marco Messori dell'Osteria Cavazzona, della Cavazzona di Castelfranco Emilia, che appunto proporrà il piatto dell'edizione di quest'anno. Sempre ovviamente stiamo parlando di un tortellino rivisitato, così come ci sarà il titolare del Caffè Piccolo, che è un bar del nostro territorio, che proporrà invece il cocktail reinterpretato al cacao, quindi ci saranno queste Choco Challenge. Che bontà! Ci sarà anche una scultura di cioccolato fatta da un nostro artista locale, socio fondatore di un'associazione culturale castelfranchese, Amici dell'Arte. Abbiamo coinvolto molti soggetti e ci saranno anche molti eventi, insomma, di taglio culturale. Sì, quindi insomma capiamo che, come appunto hai detto molto chiaramente, non solo cioccolato, insomma, ma anche ovviamente molto spazio alla cultura, insomma, sì, sì. E ovviamente anche all'informazione, perché siete arrivati anche alle scuole, questo è molto bello e molto importante. Allora, dopo torneremo eventualmente ancora su quella che è la programmazione di questi 2 giorni, perché appunto ricordiamo essere l'8 e il 9 di febbraio, quindi questo fine settimana. Paolo, allora, Centrovivo, dai, 2 parole spendiamole, anche se, insomma, ripeto, noi siamo regionali, quindi in questo caso stiamo parlando di Castelfranco Emilia, però Centrovivo occorrerebbe sempre, no? In ogni città, in ogni posto, in ogni regione, perché il centro deve essere vivo, il centro è proprio quello che è il punto di riferimento di un luogo, di una città. Sì, Centrovivo è un'associazione, come dice anche la parola, di negozi del centro di Castelfranco, abbiamo una 70ina di soci, e insieme a, diciamo, un marketing strategico dei negozi attraverso i canali informatici e altri eventi particolari che facciamo proprio per i negozi, noi organizziamo anche o partecipiamo, come in questo caso, a degli eventi del paese, perché pensiamo che sviluppando, diciamo, la conoscenza del nostro territorio, poi indirettamente si ripercuota naturalmente sul commercio, al dettaglio, che oggi come oggi soffre un po' di tante concorrenze della grande distribuzione. Vorremmo fare in maniera che pian piano il cittadino ami il proprio territorio e lo impari a conoscere talmente bene da avere la gioia di camminare, girare, guardare i negozi e apprezzare quello che ha sotto mano tutti i giorni e che magari non, a volte si sottovaluta. Invece anche Castelfranco è un paese ricco di tantissime cose, soprattutto di eccellenze enogastronomiche, e anche in questo caso ha cercato di fare da corollario a questo evento così importante anche con altre iniziative personali, tipo, non so, c'è chi fa la pizza al cacao, c'è chi fa questi cocktail particolari, c'è chi farà i tortellini di cioccolata, oppure li fa fritti e poi li serve in un certo modo, cioè ci sarà tutta una serie di eventi anche intorno che mettono in risalto quello che sono le eccellenze di Castelfranco. E in più abbiamo creato anche un paio di eventi, anche ludici, chiamiamo così, uno di danza, faremo un flash mob il sabato pomeriggio che sarà itinerante, quindi percorrerà un po' tutto Corso Martiri e concluderà la sua performance proprio dove c'è il centro degli stand del cioccolato. E la domenica abbiamo chiamato i ragazzini della banda di Castelfranco, di Manzolino, scusi, che sono veramente molto molto bravi, suoneranno non solo delle musiche da banda, ma suoneranno soprattutto dei brani musicali molto conosciuti, e sarà una cosa molto bella, perché noi cerchiamo di unire in tutte queste manifestazioni, cerchiamo sempre di coinvolgere i giovani. Certo. E soprattutto i bambini e i ragazzi, proprio perché è una cultura quella del territorio, deve partire da lì. E potrebbero diventare anche, chissà, dei futuri maestri
Cioccolatieri, no? Si dice, vero Marisa? È il termine giusto, se ne ha paura, ecco, cioccolatieri, perfetto. Cosa vuol dire essere maestro cioccolatiere? Quale appunto tu sei? Ma vuol dire intanto conoscere il cioccolato, ma conoscerlo molto bene, perché dalle fave di cacao a portare il tutto a un bel cioccolatino come c'è su questo tavolo, c'è molta strada da fare. E diciamo che scoprire il cioccolato è una cosa infinita, non si finisce mai, ci sono mille modi di lavorarlo, si possono fare mille cose, ma soprattutto bisogna cercare cioccolato di qualità. Noi adesso andiamo a Castelfranco. Ecco, cosa porterete? Cosa portiamo è già anticipato su questo tavolo. Abbiamo già una piccola parte di festival. Sì, una piccola parte di quello che porteremo. C'è San Valentino alle porte. Ah, è vero. E quindi il cioccolato e San Valentino vanno molto d'accordo. Quindi stiamo già lanciando un messaggio, Sì, sì, sì. Abbiamo i cuoricini rossi. I cuoricini rossi dicono San Valentino. E non c'è solo questa roba, ci sarà il cioccolato in tutte le sue forme, oltre che alla cultura del cioccolato, a spiegare cos'è il cioccolato, a spiegare come si tratta il cioccolato, come si mangia il cioccolato. No, aspetta, come si mangia il cioccolato? Perché io... Il cioccolato intanto... Pensavo di saperlo come si mangia il cioccolato. Bisogna sempre fare un po' anche di abbinamenti se si fa un cioccolatino, abbinare il cioccolato a una pasta di frutta, una pasta di nocciole, cioè trovare il modo di mettere il cioccolato vicino a un altro ingrediente ma con eleganza e qualità. Noi avremo un evento anche al museo. Che c'è una notte al museo, infatti, molto lì ci sarà una piccola degustazione vini e cioccolato. Dovremmo fare un abbinamento anche lì. Poi dopo con l'assessore torneremo perché mi ha incuriosito questa notte al museo. Che c'è una rievocazione storica un po' magica, un po' particolare. È una cosa magica. Sarà una cosa magica. Poi abbiamo anche il cioccolato naturalmente per i bambini, quindi le calecca, soggettini di cioccolato, cioccolato semplice ma sempre di qualità. Cioccolato con burro di cacao. Ecco, ma il fatto che sia di qualità, come facciamo a capirlo noi? Perché un esperto come te ovviamente lo sa, ma noi invece comuni mortali come facciamo a capire quando siamo di fronte a un cioccolato di qualità? Comunque una cosa buona si sente sempre. Poi quando uno mangia un pezzetto di cioccolato, se questo pezzetto di cioccolato alla fine le lascia la bocca pulita, nel senso non pesante dal grasso, non unta, che si fa fatica a pulirla, quello non è un gran bel cioccolato. Ma se il cioccolato, tuttora che si è sciolto in bocca, lascia la bocca pulita, vuol dire che lì comincia ad esserci un po' di qualità. Il burro di cacao è un grasso che si scioglie a una temperatura inferiore a quella del nostro corpo. Noi abbiamo sui 35 gradi di temperatura, il burro di cacao si scioglie a una temperatura inferiore. I grassi vegetali idrogenati si sciolgono nel nostro corpo a una temperatura superiore a quella del nostro corpo. Ecco il perché a volte mangiando del cioccolato si sente la bocca un po' impastata. Chiarissimo. È un bel trucchetto, eh? È un bel trucchetto questo. Quindi, insomma, la bocca dopo deve essere, come hai spiegato bene tu, il nostro campanello d'allarme. Pulita, perché si possa dire di essere di fronte a un cioccolato di qualità. Poi, insomma, ci sarebbe lì da parlare ore e ore. Ci sarebbe da stare a parlare ore e ore. Cioccolato fondente, per essere tale... Che percentuale di cacao? Cioccolato fondente è il cioccolato per eccellenza. È il cioccolato per eccellenza. Diciamo che un 70-72% è una cosa media che dove tutti possono arrivare. Che dovrebbe avere anche queste qualità. Le qualità interessanti ci sono. Anche come dicevo appunto prima. Un cioccolato fondente è un antiossidante, fa molto bene al nostro fisico. È un alimento, tale va mangiato, cioè non va fatta una buffata di cioccolato. Va mangiato cioccolato giornalmente, tutti i giorni, un pezzettino che fa bene. È un alimento per il nostro corpo. Facciamo una cosa allora, in qualche minuto, ci vorrebbero ore, però facciamo così. Prova un attimo a descrivere quello che hai portato e soprattutto ti chiedo, facciamo così, ti chiedo subito, ma a te qual è il cioccolato che piace di più? No, perché poi magari tu pensi sempre agli altri, ma magari nessuno pensa a te. Invece io voglio provare... Io amo il fondente. Tu ami il fondente. Io amo il fondente, arrivo alla pasta di cacao perché
Oramai la mia bocca si è talmente allenata da assaggiare la pasta di cacao, ovvero cioè il super fondente, quello proprio. La pasta di cacao è quella pasta che esce dopo aver macinato le fave. Quindi amara. I semi di cacao è amara. È amara. È amara, ma io non la sento più tanto amara. Io certo che io penso, come si fa magari a regalare, cosa dice assessore, a regalare dei cioccolatini a Marisa? Uno va a trovarla. No, direi che bisogna regalarle dell'altro. Portiamo altro. Io ho una serie di clienti, perché nel mio negozio ci sono 7 tipi di pasta di cacao a disposizione dei clienti. Ho una serie di clienti che sono molto amanti di questo cioccolato, quindi arrivano e scelgono il loro prodotto, cioè quello che le piace di più, perché ogni pasta di cacao è diversa dall'altra. Ogni provenienza ha un gusto diverso dall'altra. Caratteristiche diverse su tutte le paste di cacao, come i vini. Chiarissimo. Quindi noi vediamo già su questo tavolo parte dell'assortimento che appunto vedrete, ricordo, una piccola parte. Al Festival Ciocco Cè di Castelfranco Emilia di questo fine settimana, quindi già una piccola parte. Però insomma intanto possiamo già almeno con gli occhi gustare, vedere, apprezzare anche il gioco insomma di colori, eccetera. Vuoi aggiungere qualcosa, Marisa? Che se no dopo con l'assessore volevo tornare un attimo alla notte al museo. Pericolosissimi abbiamo anche i macaron. Macaron a base di cioccolato e frutta. Pericolosissimi. Frutta. Quelli proprio per i più golosi. Golosi, golosi. I golosi, golosi, sì. Beh, insomma, poi vedo anche delle gran belle sculture. Poi ci sono i cioccolatini che sono diversi gusti, diversi decori, perché quando facciamo queste scatole abbastanza elaborate è bello vedere i colori sul cioccolato. Certo. Quindi ci sono anche già idee, stavo pensando prima, per San Valentino. Sì, magari sì, un cioccolato anche un po' afrodisiaco, si può, sì, si può dire? Si può. Si può dire a quest'ora, afrodisiaco. Crea così, un po' di dipendenza. Molto bello, interessantissimo. Complimenti fra l'altro davvero Marisa per la sua, grazie, per la tua arte che insomma da sempre porti avanti con grande passione. Però a questo punto, assessore, mi è venuto un po' anche un po' il dubbio, la curiosità, ma cosa succederà? Questa famosa notte al museo in questo fine settimana, quando sarà esattamente dei due giorni? In entrambe le serate, sia il sabato che la domenica, in due turni alle 19 e alle 20. Anche in questo evento sarà coinvolta la maestra cioccolatiera Toniarelli, che offrirà due tipologie di cioccolato in degustazione. E assieme ad un calice di vino che verrà offerto insomma ai visitatori all'esito di una esperienza diciamo sensoriale, per cui ci sarà una visita guidata e nella seconda parte dell'evento si potrà partecipare ad una rievocazione insomma di un rituale antico del cratere, per cui si berrà il vino attinto direttamente da questa copia preziosissima che viene da Chiusi di un vaso, una riproduzione di un vaso che si chiama François, che è il vaso a volute attiche più antico conosciuto, insomma. Quindi siamo orgogliosi di avere anche questo che si aggiunge insomma alla nostra collezione di oggetti parlanti che abbiamo portato fuori dai musei o che comunque stiamo acquisendo in prestito da altri poli museali per riportare anche insomma l'attenzione sull'archeologia, sul nostro patrimonio anche archeologico. E questo diventa diciamo un momento alternativo per entrare in un museo e vivere un'esperienza che speriamo possa avere insomma tanti visitatori. Sicuramente, ecco. Nel frattempo abbiamo appunto salutato, io la vedo dietro le quinte, la nostra Marisa che ha lasciato gentilmente il posto a un nuovo ospite che ovviamente ringrazio per essere qui, Mauro Rondelli, direttore CNA Castelfranco Emilia. Buongiorno. Grazie davvero, un altro elemento importante, abbiamo lasciato anche andare Marisa a lavorare a dire la verità, perché insomma ormai le ore sono poche, poi insomma se voglio dire deve mettere in piedi tutto questo ben di Dio, insomma veramente deve lavorare tanto, quindi davvero ringraziamo ancora una volta. Salutiamo Marisa per la sua grande professionalità. Direttore, allora, CNA e Ciocco Cè, come vi siete incontrati? Ma già diceva l'assessore, il comune ha lanciato una sfida, CNA ha non soltanto accolto, ma mi permetto di dire con certezza di essere riconosciuto che abbiamo rilanciato a nostra volta.
visto che siamo in una trasmissione sia a Modena ma di rilevanza regionale, prima mentre ascoltavo il tuo intervento, mentre ascoltavo le tue parole introduttive, ho pensato alla Via Emilia. Qual è la strada più regionale che abbiamo? È la Via Emilia, e questa iniziativa, questa manifestazione, questo Festival del Cioccolato sarà al centro, va al suo cuore nel centro di Castelfranco, e il centro di Castelfranco è il mezzo della Via Emilia. Certo. Per cui qui che abbiamo... Io a volte confondo, non lo so se devo tenerlo come un pochino nostro Castelfranco o siete al centro, tra Modena e Bologna. Noi siamo... Io ora non chiedo e lo dico come da vi sentite. E lo dico da non autoctono, sì. È un paese di frontiera, è un paese di cerniera, potrebbe essere un porto piuttosto che un ponte, quello vediamo. No? È sicuramente un paese che contiene, l'assessore diceva che il prodotto che lo rappresenta in tutto il mondo è il tortellino. Sarà banale, visto che qui hanno parlato tutti in modo assolutamente serio e compito, io la banalizzo un po' se volete, però insomma tortellino faremo anche con cioccolatino. Certo. Il cioccolatino contiene. Non entriamo nel merito del tortellino, dove sia nato, ve lo chiedo per me. No, fatelo per me. Il riferimento al tortellino era invece al fatto che è qualcosa che contiene, che come il cioccolatino contiene. Va ad accogliere in qualche modo. Bello. E questa... E questa rappresentazione quasi plastica che mi verrebbe che mi viene di definire contiene il significato della nostra presenza come associazione di imprese economiche. Non associamo soltanto commercianti e non soltanto categorie che avranno sicuramente un vantaggio anche immediato, quindi un significato economico la vostra presenza, posso dire, importante anche economico, non soltanto diretto per le categorie che sono evidentemente interessate, dei cioccolatieri piuttosto che i ristoratori, che possono avere un riscontro immediato durante della manifestazione, ma anche di sistema, perché come diceva Paolo di Centro Vivo prima, il paese è bello se il paese è ben voluto, se è vissuto da chi ci lavora, chiunque, qualunque lavoro faccia, se è vissuto da chi ci abita, e le imprese sono fatte di persone, per cui la nostra presenza in termini di promozione di questo evento sta, credo, in questo gioco di squadra, in questo stare insieme, in questo promuovere il territorio con tutto quello che il territorio contiene. Certo, quindi l'importanza è insomma anche un po' dell'indotto, mi sembra assolutamente, di capire. Assolutamente sì, indotto diretto, che potrebbe essere per esempio tutto il turismo o i percorsi esperienziali che si possono sviluppare intorno alla filiera enogastronomica, ma anche indotto di carattere diverso, nel senso che abbiamo importanti imprese della metalmeccanica che ospitano magari clienti o fornitori che vengono dall'estero, e se hanno cose buone e belle da mostrare ai loro clienti, fornitori che vengono dall'estero, è un elemento di vanto e di promozione anche per queste imprese che non ha nulla a che fare direttamente col cioccolato, ma che promuove se stessa promuovendo il territorio nel quale opera e lavora. Chiarissimo. Allora, abbiamo 3 minuti, ahimè, però vogliamo tornare un attimo con Paolo, come volete voi, decidete voi, a illustrare velocemente come saranno questi 2 giorni, insomma, un pochino anche l'orario di partenza, insomma, l'8 febbraio da che ora? Allora, l'8 febbraio, diciamo dalle 10, perché c'è anche una forma, diciamo, ufficiale dove apriamo in maniera istituzionale questo festival. E poi si arriverà fino alle 20 della sera del sabato e si riprenderà invece la domenica mattina dalle 9 sempre alle 20. Quindi insomma il consiglio è di esserci. Quindi sono 2 giorni naturalmente nel centro di Castelfranco. Orario continuato, i negozi parteciperanno tenendo aperto le loro vetrine, anche i negozi stessi. Chi fa, diciamo i nostri soci che hanno bar o ristoranti, cercheranno di fare qualcosa a tema per dare questa, così, per unirsi insieme a questa festa e per far vedere che c'è una partecipazione globale, e penso che sarà veramente una cosa eccezionale per Castelfranco e naturalmente contiamo di farla tutti gli anni più o meno nello stesso periodo. Ecco, perché è il primo anno. Questo quindi è il primo anno e noi pensiamo che sia il primo anno, ma che nel seguito diventi un evento fisso
è sempre in crescendo. Io lo so, ci rincontreremo qui fra 10 anni, diremo decima edizione di Ciocco C'è. Questo è un augurio un po' per tutti, innanzitutto. Speriamo. Come è successo per altri eventi di Castelfranco. Lo so. Faccio chiudere a Francesca. Sì, ci tenevo, visto che siamo in diretta, insomma, su un pubblico il mondo visione, che fa sempre colpo. Per unire anche il tema del turismo, abbiamo pensato anche a un tour enogastronomico attraverso alcune delle nostre eccellenze del nostro territorio, per cui anche i visitatori da fuori di città, insomma, da Bologna o da altre parti, potranno, iscrivendosi ad una mail, partecipare a un tour che passerà attraverso una cetaia, un caseificio bio e attraverso una collezione d'auto importantissima, di auto d'epoca, che è la collezione Righini. Quindi un percorso, sì, proprio. Con poi una sosta a pranzo in centro storico per poter godere anche dell'offerta del festival. Tutto quindi, questo però iscrivendosi? Sì, c'è una mail all'interno del programma. Adesso, quindi, il sito per arrivare a tutto questo, ovviamente, sia il sito di Centrovivo che il sito del Comune di Castelfranco. Perfetto. C'è il programma per esteso con comunque, tutte le informazioni. Comunque, se voi mettete Ciocco C'è, lì avete tutte le informazioni, esatto, di rimando. Esatto, CNA, anche sui social ci comune, sono gli eventi e insomma anche sui social siamo raggiungibili. Siete sul pezzo sempre. Bene, io vi ringrazio davvero. Grazie a lei. Buon fine settimana, sicuramente molto molto dolce, molto molto bello, all'insegna anche della cultura, ricordiamolo. Quindi Ciocco C'è, Castelfranco Emilia, questo fine settimana.